tanta la gente qui che sta partecipando a questa bella manifestazione enogastronomica. Vediamo un poco cosa stanno mangiando. Signora, cosa sta gustando? Ricotta freschissima, bocconcini freschissimi, tutto buonissimo. E da dove arrivate? Da Ponte Cagnano. Siete venuti apposta per degustare i prodotti bufalini? Siamo venuti apposta perché veniamo ogni anno. Cos'è la cosa che vi piace di più? Lo chiediamo a voi. È mozzarella, è la cosa principale, quella là che viene fatta qua. La ricotta è anche stessa bene, e il cascavallo è anche buono. E veniamo tutti gli anni. Voi siete anche voi di Ponte Cagnano? Tutti i Ponte Cagnano qua siamo. Avete preso, suppongo, il menu completo? No, giusto un secondo, no, menu completo. Quindi non è la prima volta che venite qui. E a voi invece qual è la cosa che vi piace di più? A me la cosa che mi piace di più è la mozzarella, i bocconcini. Poi mi piace il paese qua, che ogni anno fanno delle belle cose, le feste con le mozzarelle. Diciamo, è tutta una serata particolare, diciamo. Comunque si mangia bene. Ogni anno che vengo rimango sempre contento, e tutto qua. Diciamo che è un modo diverso per trascorrere la serata, quindi sia gustando queste belle pietanze che sono state preparate, e sia anche per trascorrere una serata in allegria. Sì, sì. No, le pietanze sono buone. Voi cosa state gustando? Per la verità tutte, complimenti a voi che siete troppo speciale anche alla presentazione. Vi ringraziamo da parte nostra, questa piccola comitiva, per la vostra disponibilità. No? Cosa vi è piaciuto di più? Per la verità, più l'organizzazione, ma anche i pranzi sono stati squisiti. Ho visto che avete gustato la carne di bufala. La carne di bufala è buonissima, non l'aspettavo che era così. Ma è stato bene tutto, pure i fusilli, tutta l'altra roba. Quindi sicuramente l'anno prossimo ritornerete un'altra volta alla 17ª edizione di questa manifestazione. Ma certamente, se questa volta, se quest'anno siamo venute 4 persone, mi auguro che se stiamo bene l'anno prossimo ne veniamo 8. Luigi Cantalupo, uno degli organizzatori storici di questa manifestazione dedicata alle bontà di bufala. Come è cresciuta nel corso degli anni? Ogni anno si è arricchita? Sì, si è arricchita perché man mano naturalmente stanno aumentando le persone, ogni anno ci chiamano per venire da lontano, da tutta la Campania, perché è una manifestazione abbastanza seria, abbastanza nominata naturalmente, più che altro. 16 anni Luigi, in questi anni abbiamo detto è cresciuta tanto, quali sono state le motivazioni che vi hanno spinto e che continuano a spingervi affinché questa manifestazione diventi sempre più grande e importante? Perché ogni anno che vengono delle persone naturalmente ci chiedono già per l'anno prossimo se la facciamo, perché si trovano bene, questa è la cosa proprio che ci spingono ogni anno a continuare. Però con i tempi che corrono bisogna lavorare. Il piatto forte, cioè qual è la cosa che chiedono di più tutti coloro che vengono a degustare i vostri prodotti? Ma la maggioranza loro vogliono assaggiare la carne di bufala, perché non si trova in giro, ma si trova poco. Poi come viene fatta qua, sono 16 anni che siamo l'unici che più o meno oggi che la carne è fatta per bene, ci stanno delle bistecche, roast beef, braciola, salsiccia, comunque c'è un po' di tutto naturalmente. Invitiamo i nostri telespettatori a venire alla sagra. Sì, invitiamo un po' a aumentare le persone naturalmente.